Uno le case può venderle o cederle ad altri finché vuole, ma le conserva ugualmente per sempre dentro di sé. Natalia Ginzburg, La città e la casa. Al quarto piano di questo stabile nel quartiere di San Salvario a Torino è cresciuta una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento, Natalia Levi Ginzburg. In lessico familiare ha raccontato la sua adolescenza negli anni 20 e 30 in questo appartamento di 8 stanze. Finché questo, come altri 724 immobili degli ebrei, fu sequestrato dallo Stato fascista. Una macchia indelebile nella nostra storia. Era il 1938 quando Mussolini, a Trieste, proclamava: l'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Le infami leggi razziali attribuivano alle GELI, ente gestione e liquidazione immobiliare, la requisizione e il sequestro delle proprietà degli ebrei del nostro paese. L'archivio dell'ente, conservato nei sotterranei della Compagnia di San Paolo a Torino, è stato ordinato e studiato dagli storici della Fondazione 1563. Il Fondo Geli testimonia quanto le leggi razziali abbiano tradito nel profondo gli ebrei, trascinandoli in una condizione di cittadini di serie B, quando proprio loro, dopo il 1848, si erano sentiti finalmente veri italiani. Nei faldoni, i documenti relativi alle confische delle proprietà degli ebrei di Torino e Piemonte. Non solo le valutazioni degli immobili, ma il puntiglioso elenco di tutto ciò in esse contenuto, dai libri agli spazzolini da denti. I documenti sanno parlare molto bene, descrivere molto bene le persone di cui parlano. Ci si appassiona alla storia della persona, si cerca di scoprire qualche traccia in più, di mettere insieme dei tasselli per arrivare a definire una storia, la storia di quella persona che poi è la storia di tutti noi. L'appartamento comprende... Sì, c'è una descrizione dell'appartamento, cucina, nel bagno, quindi un armadio di legno verniciato rosa, una mensolina, uno specchio. Tutti gli immobili e mobili venivano valutati e infatti alla fine dell'inventario solitamente c'è la valutazione. Vediamo quanto era valutato. L'immobile era 800.000 lire e il mobilio 20.000 lire. Tutto, le case e le cose, requisito. Ufficialmente per essere affidato agli sfollati, alle vittime dei bombardamenti. Ma prevalsero gli appetiti dei funzionari, di quegli italiani che aderirono per lo più in modo interessato alla Repubblica di Mussolini, il sacco dei beni degli ebrei. La Fondazione 1563 ha un sito molto ben strutturato, nel quale si trova una mappa interattiva con l'indirizzo delle case, i nomi delle famiglie che vi abitavano, i documenti cartacei o fotografici relativi. Lo strumento della mappa ha una potenzialità maggiore soprattutto per quanto riguarda la dimostrazione dell'impatto e della diffusione sulle leggi nel territorio ed è anche uno strumento utile per ricordare che quella città è la nostra. È un archivio che ha una forza empatica molto grande. L'Istituto di San Paolo aveva istituito circa 600 pratiche. Solo dopo l'8 settembre le requisizioni divennero esecutive. Molte delle famiglie erano già fuggite, chiudendosi dietro la porta di casa, o erano state avviate ai campi di concentramento. Era quindi più facile eseguire sequestri. Gli oggetti, se erano contenuti ed erano restati all'interno della casa, passavano al nuovo inquilino e quindi in molti casi sono poi stati ritrovati all'interno delle case stesse. In altri casi invece non sono più stati reperiti perché sono stati dati appunto anche agli sfollati o ad altre persone che ne facevano richiesta. L'obiettivo era, oltre al furto, l'estirpazione della comunità ebraica dal tessuto della società fascista. A Torre Pellice, in provincia di Torino, la famiglia Bachi era arrivata all'inizio del secolo. Il progenitore aveva fondato e gestito un banco di cambio. Probabilmente all'inizio del 1940 sono stati obbligati a vendere
la banca e a cercare delle attività diverse che naturalmente all'epoca non si trovavano, con la chiusura agli ebrei conseguente alle leggi razziali. Persa la banca subito dopo l'8 settembre, la famiglia, avvisata dell'arrivo dei nazisti, si rifugiò in montagna in una borgata presidiata dai partigiani. Con loro c'era la piccola Carla, adolescente. Non ho fatto la lotta partigiana ovviamente perché avevo 14-15 anni, però vivevo completamente in mezzo ai partigiani. Doveva, per lunghi periodi dove stavamo noi era la sede del comando partigiano. La casa fu quindi requisita e affidata a un federale. Qui sento le radici, tanto è vero che anche se non ho lavorato qui sono tornata qui in pensione, eccetera. Questa casa è molto importante per me, essere ritornato da dove avevo dovuto scappare. Il signor Bachi, di cui vediamo qui un documento falso, fu fortunato, ebbe salva la vita sua e della sua famiglia. Sceso dalle montagne, ritrovò la casa in buono stato, compreso questo lampadario che la signora Carla conserva gelosamente. Dopo la liberazione, i sopravvissuti e gli eredi delle famiglie reclamarono i loro beni. Che cos'è questo? È una richiesta, la richiesta di Natalia per la restituzione del bene, perché non era automatico, c'era una procedura che doveva essere seguita con una richiesta formale per rientrare in possesso del bene. Ed è proprio grazie alla meticolosità degli estensori degli inventari che le restituzioni furono fatte in breve tempo, sebbene gli oggetti requisiti nelle case, se preziosi, avevano preso il volo. In attesa anticipatamente si ringrazia. Beh, una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento. Da Torino furono deportati in date e con mezzi diversi 246 ebrei, di cui solo 21 fecero ritorno.